quindi dichiaro chiusa la parte preliminare dei lavori e passiamo al primo e unico punto all'ordine del giorno. Recante progetto esame questione aree ex tabacchificio, relatore primo firmatario, il consigliere Fabio Morra, a cui cedo la parola. Presidente, prima di iniziare il discorso, ci sono altre mozioni? Abbiamo già detto. No, riguardo al punto all'ordine del giorno. Questo punto qui non è ancora presentato. C'è una proposta di ordine del giorno da parte della maggioranza, però ritenevamo opportuno presentarla all'esito della discussione, anche alla luce di quello che qua dove c'è la discussione, questo per dare, diciamo, risposta a quello che diceva il consigliere Mora. Allora, noi abbiamo convocato questo consiglio comunale perché ritenevamo e riteniamo forse un argomento importante che va ad impattare sul futuro della città, non solo nell'immediato, ma sicuramente in prospettive future, e quindi è da affrontare e da portare a conoscenza quello che è la realtà, e quindi abbiamo ritenuto di portarlo in Consiglio Comunale e di fare considerazioni sia dal punto politico, dal punto di vista politico, che dal punto di vista tecnico. Partiamo da quello politico perché è importante sapere e conoscere cosa vuole il Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale rappresenta il filtro della città, la volontà dei cittadini. L'attuale maggioranza con l'attuale sindaco ha portato avanti una campagna elettorale, ma forse anche prima della campagna elettorale, incentrando molto sull'aspetto di quest'area, cioè sull'impatto che avrebbe dovuto avere un centro commerciale su quest'area, perché fino alla prima stesura, alla seconda stesura del piano casa, ci sono state presentazioni di progetti da parte dei proprietari dell'area progetti per la costruzione di 9 lotti commerciali. È accaduto poi, dopo che a gennaio del 2011 è stata presentata la seconda stesura del piano casa, e subito dopo la società proprietaria e anche costruttrice dell'area presenta altro progetto che prevede la costruzione di 4 lotti commerciali e 430 alloggi, 430 appartamenti. Bene, ci fermiamo un attimo per fare solo una lieve considerazione dell'attuale stato abitativo e della densità abitativa di Santa Maria della Provvedere. Santa Maria della Provvedere, io devo dare un po', a mio avviso, nel mio umile pensiero, un po' di risalto alle linee di indirizzo urbanistici che furono redatti dall'assessore Biondon della scorsa amministrazione, docente della facoltà Federico II, la quale io ricordo il lavoro da staccanovista che fece in pochissimo tempo, e devo dire, l'ho letto attentamente forse più adesso che prima, e da questo, diciamo, esce un po' la fisionomia di quella che è la città di Santa Maria della Provvedere. I dati salienti, perché sennò insomma, sono questi: che Santa Maria della Provvedere ha una densità, ha una superficie territoriale di 15,76 km2 e una popolazione residente di 33.760 abitanti circa. Secondo i calcoli, praticamente la densità abitativa per metro quadrato altissima, paragonabile insomma ai comuni vesuviani e quant'altro, e c'è una carenza di standard urbanistici come asili nido, attrezzature collettive in genere, parchi, giardini, attrezzature per bambini, per cui questo politicamente oggi ci deve far considerare come amministratore che un intervento di questo impatto, questo intervento
porterebbe uno scompenso in quell'area sotto tutti i punti di vista, aumenterebbe notevolmente l'impatto antropico, la viabilità, che già se ne è parlato tanto in quella zona, è fortemente appesantita, la sostenibilità stessa di quell'area, considerando il nuovo insediamento del tribunale, considerando l'attuale dislocazione dell'estate. Per cui, secondo un calcolo, secondo, insomma, secondo una politica di buona organizzazione del territorio, è sicuramente un problema forte. E questa è una considerazione fatta, insomma, urbanisticamente. Poi viene una considerazione anche politica, perché praticamente la seconda stesura del piano casa è stata è avvenuta a gennaio 2011, dopodiché vi è stata una, la campagna elettorale per questa amministrazione, e in quella campagna elettorale l'attuale sindaco e l'attuale maggioranza hanno portato avanti come punto importante la riqualificazione dell'area, non tenendo conto di assolutamente di alloggio. Poi praticamente il sindaco dichiara in alcuni articoli che invece lì tecnicamente c'è il piano casa, prevede la costruzione di alloggi, e probabilmente un po' improvvisata, perché ancora non erano scaturiti ancora i tecnici, comunque il sindaco ha improvvisato un po' alcune esternazioni, ma poi ci siamo così occupati fortunatamente a discutere di questo argomento, e probabilmente col buon senso di tutti non siamo qui per non arrecare danni ulteriori alla città. Poi è avvenuto di questo personalmente ringrazio il consigliere Calamaro, che con coerenza e con puntualità ha approfondito forse più di altri, questo dobbiamo dire, l'aspetto e l'argomento, lo fa da tempo e con coerenza ancora oggi lo porta avanti, lo faceva in opposizione, lo fa in maggioranza, di questo ne do pieno, ne do atto pienamente. E praticamente si inizia a discernere un po' l'aspetto tecnico, e su questo poi si aprono vari scenari, probabilmente già è stato discusso un po' mediaticamente, ma siamo in consiglio comunale e qualche aspetto importante lo dobbiamo esaminare. Quello che circa ormai l'articolo 7,5 è diventato un ordine del giorno, anche se andiamo in città. L'articolo 7,5 prevede, e su questo dicevo nel ringraziare il consigliere Calavarzo, c'è un parere di un noto amministrativista che prevede di non assentire al permesso da costruire, cioè non essendovi cubature, volumetrie all'atto di presentazione del progetto da parte della società Free Project, non è possibile praticamente autorizzare la richiesta. Perché? Perché al mi sembra il 25/11/2010 già a quella data non esistevano più i volumi, e quindi non vi è più cubatura e non è possibile dare prosieguo al progetto. Su questo aspetto però ci dobbiamo fermare un attimo per fare un'altra considerazione, e cioè che l'articolo 7 prevede anche, io non sono un tecnico e non sono un urbanista, però qualcosa ho letto, potrei anche sbagliare qualche passaggio di questo, però probabilmente quando la legge è entrata in vigore con la seconda stesura diceva anche, non so quale articolo, mi sembra sempre l'articolo 7 all'inizio, che nel momento in cui si presentava il progetto, in quel momento già doveva essere la lottizzazione e il frazionamento dell'area. Questo invece è avvenuto dopo, è avvenuto nel giugno o nel luglio 2011, a legge già avvenuta, per cui si è letto su qualche blog, si è letto su qualche giornale che una localizzazione così, cioè non poteva procedersi, soprattutto per una localizzazione di questa portata, dove almeno passare il Consiglio Comunale o attraverso un buco, oppure con la ratifica del Consiglio Comunale. Però io
anche un'altra cosa. A quel punto, quando arriva la presentazione del progetto e si dichiara che esistono delle urumerie e quindi degli edifici preesistenti, l'amministrazione in capo, non so se è dirigente, non lo so, però avrebbe potuto anche fare degli accertamenti urbanistici, o attraverso i vigili urbanistici o attraverso qualche altro, insomma accertarsi che in quel momento, alla data di presentazione del progetto, non vi erano praticamente volumi. Poi un'altra domanda che io non ne sono certo, ma è una domanda che però la faccio ora, ma pregherei il dirigente di rispondermi dopo. Nel momento in cui è stato presentato il progetto, cioè voglio dire, normalmente gli oneri di urbanizzazione vengono pagati dalla società quando è stato già rilasciato il permesso a costruire. Ora io chiedo, gli oneri di urbanizzazione per questo progetto, per la costruzione alloggi, già sono stati versati? E se sì, perché? Cioè, ma si bisognava prima del rilascio di un permesso a costruire e poi dopo il pagamento dell'urbanizzazione. Come si fa a pagare prima e poi rilascio una cosa? Mi sembra che non coincide quello che ieri ho detto. Se oggi non siamo in fase emergenziale, come dicevamo prima, il Consiglio Comunale è un organo importante, il Consiglio Comunale deve dare gli indirizzi operativi, deve dare gli indirizzi politici e deve dire all'amministrazione cosa fare, perché stabilisce la pianificazione della città e la giunta poi provvede a come farlo e poi il dirigente mette in atto ciò che la politica, il consiglio comunale e l'assessore hanno deciso. Non può accadere diversamente. Solo un'altra che ho finito e concludo. Un'altra considerazione di ordine politico, e su questo ci teniamo, no? Insomma, io penso che al di là delle strumentalizzazioni, delle stigmatizzazioni che ognuno può fare, questo è un argomento importante, è un argomento su cui tra opposizione e maggioranza non vi può essere. Oggi ci sono gli elementi per fare in modo che tale operazione mai attuata nella città comporterebbe danni enormi. Pensate, 430 alloggi, che cosa possono comportare? Non danno occupazione, tolgono un'area, non permettono la costruzione di capannoni, di impianti produttivi, di impianti industriali. Toglierebbe un'area, questo oggi la città ha bisogno di occupazione, come si è sempre detto, come con il programma elettorale si è detto, e se noi invece andiamo avanti su questo rinale, riusciamo veramente a compromettere le sorti della città. Grazie. Grazie consigliere Monaco. Non so se vuole dare lettura, vogliamo dare lettura dell'ordine del giorno presentato e continuare la discussione, oppure continuiamo prima con gli interventi. Come ritenete, se ritenete sia il caso di dare lettura, o conoscete, oppure andiamo avanti. Allora ha chiesto la parola al consigliere Lucia. Io voglio buonasera a tutti, innanzitutto, in qualità di capogruppo del nuovo gruppo che è stato costituito da Maritali, che rappresentano le associazioni, colgo subito l'occasione per dichiarare che il nostro scopo politico è quello appunto di preservare le poche aree produttive che sono rimaste in città e appunto di crearne altre. E quindi diciamo, ci tengo subito a dire e ad esprimere l'assoluto diniego di realizzare appunto il progetto residenziale dei 400.000 appartamenti per dare per questa famiglia. Grazie. Grazie consigliere, adesso la parola al consigliere.